Entrando nel museo, il visitatore può partire appunto in modo cronologico da quello che è l'albero genealogico che è stato costruito appositamente, dove si può risalire fino al 1500. La sua famiglia era discendente da Cello Re di Lasi. Poi passiamo alle fotocopie che ci ricordano il suo battesimo, le pagelle scolastiche e poi le sue lettere al suo maestro, l'abate Sante Fontana, presso il quale ha incontrato Don Carlo Stebe, quindi il momento in cui lui è diventato sacerdote, la sua predicazione, gli strumenti di penitenza che lui usava come partecipazione a quello che era, diciamo, il suo affetto, il suo amore incondizionato a Gesù, con il senso di riscattare i peccatori, ecco, di offrire e soffrire insieme a Cristo, a Gesù, e poi troviamo alcuni abiti che gli appartenevano. Quindi nella parte bassa troviamo anche tutto quello che riguarda l'aspetto, diciamo, culturale e teologico di Don Pietro, che si arricchiva, che arricchiva la sua, diciamo, la sua predicazione. Non soltanto, ecco, dal punto di vista spirituale, ma anche con tutto quello che costituiva la cultura del tempo. C'è da dire che Don Pietro proviene da una famiglia ricca, che infatti era nato qui nel palazzo che troviamo in via Quattro Spade. Il papà era farmacista e quindi aveva un futuro molto promettente. Tuttavia, la sua attenzione è stata subito attirata da quelli che sono stati, i bisogni di questa città. Città che era divisa tra due eserciti, l'esercito francese e l'esercito austriaco. E quindi possiamo ricordare la prima opera qui, certamente opera di catechesi fin da quando era chierico, questo senz'altro, dopo aver lottato col padre per entrare in seminario, ecco. E dicevo, la prima opera a cui ha dato mano in modo strutturato, perché era una persona, a mio avviso, molto capace e intelligente, non solo spiritualmente ricchissima, ma anche molto pratica. Non ha lasciato, diciamo così, dei grandi trattati teorici, ma la sua vita e le opere che lui ci ha lasciato e che ha incominciato ci dicono l'altezza di questa persona che appunto ha dato tutto se stesso per il bene degli altri. Primo, la fratellanza dei preti e laici ospedalieri nell'ospedale delle Misericordie che si trovava in Piazza Bra. Poi con la predicazione si è anche procurato, diciamo, delle inimicizie, non solo in quel di Legnago, dove gli è stato intentato un processo, ma anche da parte di Napoleone, che lo riteneva una spia austriaca. Quindi si è poi dedicato ai cosiddetti Raminghelli, perché in un momento in cui passeggiava con il fratello Gaetano qui in Piazza delle Erbe, un ragazzetto, il famoso Gigi Lodola, Luigi Lodola, scorazzando per i banchi, aveva rubato. Per fame, naturalmente, perché immaginiamoci che cosa potesse essere una città divisa in due da due eserciti. E quindi Gaetano, il fratello, visto considerato che questo ragazzetto era stato preso dai gendarmi dell'epoca, garantisce ai gendarmi di prendersi lui cura e lo porta a casa. Quindi abbiamo questa cura dei Raminghelli a cui veniva insegnato un mestiere proprio in questa casa dove noi ci troviamo, in questo palazzo in cui ci troviamo, e in seguito poi per le ragazze ha pensato invece alla fondazione che lo continua tuttora, vale a dire alle Figlie di Gesù per le ragazze diciamo, che erano in difficoltà. Le suore partivano da qui e andavano verso le periferie, come ci dice Papa Francesco. E dal suo studio non mancava mai la possibilità, e dalla sua stanza da letto, la possibilità di arricchire e di presentare a Gesù tutto il suo cuore, la sua anima
e la sua, diciamo, il suo grande amore per il prossimo, andando a pregare, scendendo una scaletta in quella che è la nostra buca. Ricordiamo che per noi figlie di Gesù scrive la locuzione, vale dire vuole parlare nel nostro cuore e vuole che siamo vive copie di Gesù, cioè piene di misericordia, di bontà, di accoglienza e di quant'altro per tutti quelli che sono gli ultimi e lo scarto.